Stefano Ferrario, presidente di FITA Lombardia, è quasi tornato il momento dell'Insubria Cup, un'attesa più breve del previsto, visto che l'anno scorso è andata a maggio, adesso è tornata a gennaio, però la partecipazione è rimasta sempre alta, è sempre un successo. Sì, per fortuna sì, siamo ormai a 2 settimane dall'evento, anche quest'anno si è consolidato l'interesse da parte delle associazioni sportive, tant'è che in una settimana dall'apertura dell'evento, dall'apertura dell'iscrizione, abbiamo raggiunto il numero totale di sempre 1100-1150 atleti partecipanti. Avremo circa 20 regioni rappresentate, avremo anche società che arrivano dall'estero, quale la Svizzera, il Lussemburgo, San Marino e Francia. Ogni anno è per fortuna un successo. Siamo arrivati all'ottava edizione. Siamo ormai pronti, il palazzetto è sempre le Work Arena, che lo chiamo mai di prima. Stiamo già ultimando le ultime cose, ma siamo realmente pronti a partire. Sembrava che dovesse diventare un G2 questo evento, poi non è ancora venuto, non è un ritardo, mi raccontavi, è stata in realtà una scelta precisa strategica. Esattamente sì, il Presidente ha chiesto che diventasse un G1. Io ho fatto una controproposta dicendo che ok, avremo un G1 in Lombardia, che sarà il primo G1 italiano, ma il cancellare totalmente l'Insubria non era una cosa che ritenevo opportuna, perché avremmo tolto la possibilità a tanti atleti di cintura e di livello magari non adatto ad un G1 di poter fare un evento come questo. Perciò abbiamo il presidente, senza difficoltà, ha capito la necessità e ha appoggiato la scelta. Si sarebbero persi tanti atleti comunque di palestra affezionati, vengono mai da tanti anni. Tra l'altro il livello comunque è molto alto, ho visto degli iscritti, ci sono 30 medagliati ai campionati italiani dello scorso dicembre, che è un numero particolarmente elevato. La gara è sicuramente importante e ambita. Devo dire anche che controllando però le gare anche delle altre regioni sono molto molto piene tutte. Noi abbiamo un numero davvero importante, ripeto, parliamo di 1500 atleti. Il controllo lo faccio sulle cinture nere. Quando vedo le categorie piene nelle cinture nere vuol dire che il livello è realmente, realmente importante. Quest'anno, a differenza di altri anni, la gara sarà su 3 giorni. Partiremo venerdì e finiremo domenica sera. Abbiamo fatto questa prova all'inizio con un po' di timore, ma in realtà anche il venerdì si è riempito immediatamente. Il clou comunque resta la domenica con i senior, gli atleti più attesi. Abbiamo lasciato appunto la domenica per le cinture nere senior, che è lo spettacolo maggiore. Abbiamo dovuto calibrare molto gli ingressi come iscrizioni per far sì che la gara comunque possa finire in un orario decente, a questo a riprova del fatto che davvero sono davvero tante 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 le richieste, che purtroppo gli atleti sono rimasti fuori, che non potranno partecipare. Una nota statistica dell'Insubria Cup: tra gli atleti di alto livello che hanno vinto almeno una medaglia ai campionati nazionali, ci sono solamente tre atlete che hanno partecipato a tutte le manifestazioni prima del 2015 a Cornaredo fino all'ultima dello scorso maggio e che parteciperanno anche all'ottava, quindi continueranno in questa striscia. Una di queste è Martina Di Palma del Centro Arti Marziali Pavia. Sì. Cosa ti aspetti da quest'anno? Mi aspetto, di fare dei combattimenti di cui posso ritenermi soddisfatta. Ovviamente la mia speranza è quella di arrivare alla medaglia d'oro, come ogni competizione, però so che la mia categoria è anche abbastanza impegnativa, quindi cercherò di fare quello che posso e impegnarmi al massimo. Tu una medaglia d'oro all'Insubria l'hai già vinta nel 2020, quindi per te non sarebbe la prima volta nel caso ci riuscissi. Sì, no, esatto. Hai vinto il bronzo agli scorsi italiani a dicembre, quindi arrivi anche con una bella spinta da questa prestazione. Sì, esatto, una bella carica per poter dare il meglio. Dicevi che la tua categoria è molto competitiva, non siete in tante iscritte, ma il livello è molto alto, quelle poche, quindi ci sarà subito da andare all'attacco, Sì, subito da. esatto, dare subito il 100%, esatto. La seconda atleta che ha sempre partecipato all'Insubria Cup in tutte le 7 edizioni, che parteciperà anche all'ottava tra poche settimane, è Valentina Sandrelli, che l'hai già vinta 2 volte da senior. Sì, difficile, sì, l'ho vinta nel 2018 e nel 2020, Quindi adesso pre-Covid. si può puntare al tris? Speriamo. Come sono le tue sensazioni in queste ultime settimane, considerando che non hai fatto gli italiani? Non ho fatto gli italiani, stressata un po' per la dieta, però speriamo bene.
rispolvera un po' le vecchie emozioni pre-gara. La categoria è particolarmente numerosa, quindi le avversarie sono tante, qualcuno sono la conosci tante, bene perché sì, no, se ne vabbè, con te. Siamo sempre le stesse, quindi le veterane, diciamo, altre, vabbè, vengono dagli junior, quindi sono anche nuove, sono giovani, non che io, vabbè, sia vecchia, però insomma... però sì, dai, ci andiamo bene. Tu adesso da qualche anno ti alleni qua a Milano, alla Realtà Taekwondo Milano, ma sì, quando hai cominciato a fare l'insubria in realtà arrivavi da Roma, quindi da più lontano. Io da Roma, sì, una volta, ogni volta era una scalpinata da partire da Roma fino a, in centrale, prendo il treno, pullman. Quindi cosa ti ha spinto a partecipare sempre con questa costanza? La vicinanza, la vicinanza a Milano, e quindi è più semplice. Adesso, ma prima no. Prima no. Prima, non so, magari era l'importanza della gara, comunque sempre il mettersi in gioco, che già fa parte del mio carattere, quindi parto già avvantaggiata così. Perché anche questa gara, anche in questa edizione, ci saranno tanti atleti che hanno vinto medaglie, gli italiani che tu non sì, hai fatto, tu sì, arrivi un po' da underdog, non avendoli fatti, non conosco quanto stato di forma. Sono un sacco di medagliati, medagliate, però vabbè, io so, il mio motto è tipo che non perdo mai, ma vinco e imparo, quindi per me è comunque una bellissima esperienza. Amo quello che faccio e va bene così. Cioè. Anche perché una tua curiosità è che con l'insubria o la vinci o non vai sul podio, vedi di mezzo perché non ci sono stato. Io la vinco o tutto o niente, come poi sono fatta io così, o tutto o niente, quindi... La terza atleta che ha sempre partecipato all'insubria Cup è Michelle Kovalenko-Orfei del Taekwondo Città di Piave. Quindi neanche vicinissimo. Quindi, cosa ti ha portato tutti questi anni a venire sempre in Lombardia, vicino a Milano, prima a Cornaredo, poi a Busto Arsizio, a fare questa gara? Beh, sicuramente la gara in Subria è una delle gare che ci aspettiamo di più nell'anno sportivo, perché è quella che porta quasi più atleti, e quindi comunque per noi è una grandissima opportunità, possibilità per confrontarci con più persone possibili, e anche in prospettiva di gare come i campionati italiani, che magari ci possiamo ritrovare gli stessi atleti, eccetera, eccetera. Quindi il maestro decide sempre ogni anno di farla, proprio appunto per aiutarci, fare esperienza per poi le gare prossime. Tu in Subria da senior l'hai già vinta nel 2018, quelli che erano poi sì, i tuoi anni d'oro, dopo che hai vinto anche l'italiano juniores. Poi cos'è successo che non sei più riuscita a confermarti sul podio? Allora, diciamo che è stato un periodo un po' particolare, poi comunque crescere ti porta un attimo a fare altre strade. Io ho iniziato subito a lavorare, lavoro da quando ho 18 anni, studio, ho fatto subito l'università, che sto continuando a fare, quindi magari ti svia un attimo da quelli che sono gli obiettivi sportivi, però comunque l'anno scorso ho riconquistato il titolo italiano. Quindi poi alla fine i risultati si ottengono lo stesso, nonostante uno faccia tantissime cose, se appunto la testa lo desidera. E appunto l'anno scorso a maggio, subito dopo in Subria, hai vinto l'Olympic Dream Cup a Roma, una gara importante, e poi sei salita sul podio anche a dicembre, campione italiano, una medaglia di bronzo che poteva essere un argento, però diciamo è stata una grandissima prestazione. Penso che l'amarezza adesso per quell'argento sfumato sia passata. Però... Beh, insomma, se ci ripenso, ancora l'amarezza un po' c'è, perché dopo tutto mi sono perso una finale che appunto poteva essere un argento, poteva essere un oro, dipende anche dalla giornata, insomma, un po' da tutto. Quindi sì, l'amarezza c'è, perché appunto perdere per ammonizioni in semifinale non è il massimo, e sicuramente la prossima volta cercherò di non fare, che poi è stato un semplice errore, che un atleta magari senior così non dovrebbe fare, però ogni gara è a sé, ogni gara ha le sue condizioni, quindi sì, va bene così, alla fine mi ha fatto capire molto. E tra l'altro una munizione è arrivata a pochissimi secondi dal gong, quando eri abbastanza in vantaggio, abbastanza tranquillamente, potevi tranquillamente gestire, però forse su questo incide anche il cambio di regolamento, perché quella è stata, mi pare, la prima gara che avete fatto con un nuovo regolamento. È stata la prima gara col nuovo regolamento, quindi dovevamo un po' capirci anche per quanto riguarda le ammunizioni, eccetera, eccetera. E naturalmente 5 ammunizioni per round si devono un attimo gestire, nel senso che magari prima eravamo abituati con un altro metodo, quindi capire adesso che ne devi fare solo 4, perché poi alla fine al quinto sei già, hai già perso il round, bisogna un attimo gestire proprio ogni round a sé.
che appunto l'ultima munizione l'ho fatta quasi un secondo dalla fine e mi ha portato appunto a perdere il round. Però vabbè, dai, si cerca di fare meglio la prossima volta, di non saltare fuori dal quadrato quello che ho combinato appunto in semifinale. Però guardando la prestazione, è una prestazione che comunque dà fiducia anche in vista di questa Insubria, quindi potrebbe essere la volta buona per tornare sul podio, chissà perché, magari, che no, magari la medaglia d'oro. Diciamo che ho cambiato anche categoria di peso, dove appunto in questa categoria mi trovo leggermente meglio. Sì, sicuramente cioè mi sprona a fare sicuramente meglio. Speriamo che il risultato che otterrò sia quello che desidero. Naturalmente uno punta sempre al gradino più alto, però comunque sia fare comunque una buona gara è sempre un'ottima cosa. Quindi vediamo poi come andrà, insomma, a finire. Anche perché penso che siamo in tante in categoria, solitamente siamo in parecchie. Ecco, una particolarità, non sarete tantissime, se non sbaglio, 6-7 atlete in questa categoria, ma tutte di alto livello. Quindi, per la tua esperienza, arrivare subito a sapere che il primo incontro, poi dipende dal sorteggio, che è sempre un'incognita, può già essere subito un dentro fuori abbastanza tosto. È meglio o sarebbe meglio essere più numerosi, magari avere 1 o 2 turni per ambientarsi, entrare in clima gara? Ma dipende, diciamo che non guardo mai con chi sono il primo incontro, il secondo incontro, perché poi magari, sai, le emozioni vanno un po', magari ti fanno un po' calare l'aspetto mentale, magari ti fanno venire ansia. Quindi io diciamo che non sono una persona che va a vedere proprio la persona in sé, quindi affronto un round, cioè un incontro per un incontro e cerco un attimo di adeguarmi alla persona che c'è davanti, capendo un attimo lo stile di combattimento. Infatti tanti combattimenti sono in un modo, molti combattimenti sono in un altro, perché appunto dipende sempre dalla persona che ti trovi. Naturalmente è più difficile se ti trovi, ecco, una persona con più esperienza al primo incontro, perché il primo incontro è sempre quello che ti fa sciogliere. Uno deve essere bravo a gestire un po' tutto quanto, ecco.